Amici appassionati della palla a mano, buon pomeriggio da Siracusa, la quinta giornata di ritorno della Serie A Beretta. La Team Network Albatro ospita il Pressano di Sandro Fusina, che ha scritto pagine importanti per la palla a mano siracusana con la maglia dell'Ortigia, vincitrice di 3 scudetti di fila. Subito le formazioni vengono presentate in questo momento al centro del parquet. L'Albatro si presenta con Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Grande, Lobello, Fontana, Gianmarco Fontana, Sortino, Bobicic, Mizzoni, Dell'Aquia, Vinci, Mizzi, Argentino, Molineri e Castiglio. In panchina Peppe Vinci con il suo assistant coach che è Gianni Attanasio. Il Pressano arriva a Siracusa con Facchinelli, Matteo Moser, Dantino, Di Maggio, Sontacchi, Fadanelli, Giongo, Dainese, Loizos, Argentin, Folgereiter e Nicola Moser. Alessandro Fusina, come dicevamo, in panchina. Ad arbitrare il match saranno i signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarrone dell'Aquila, il delegato e il signor Vincenzo Chiarello di Palermo. Terza stagionale con l'Albatro per la coppia Dionisi-Maccarrone, avevano già arbitrato i bianconeri a Fasano e poi qui in casa contro il Cingoli, 2 sconfitte per i siracusani. Invece prima stagionale con il Pressano. Accanto a me naturalmente, come al solito, Fabio Reale. Partita importante e delicata credo per entrambe le squadre, ovviamente per l'Albatro che inizia questo filotto di partite importanti per la lotta per la salvezza. Il Pressano che arriva dopo 2 sconfitte consecutive, l'ultima di queste in casa addirittura contro il Molteno, che è il fanalino di coda. Buonasera a tutti. Sì, oggi è una partita, penso che sia più importante fare i punti per l'Albatro per uscire dalla zona bassa della classifica. Il Pressano forse sta pagando un po' il calo di concentrazione, infatti non si spiega anche la sconfitta avvenuta, queste 2 sconfitte avvenute in casa, specialmente con il Cingoli. Io sono convinto che oggi vedremo una bella partita. Il Pressano è molto giovane, gioca una bella palla a mano, ma oggi veramente sono 3 dei punti importantissimi per l'Albatro, che penso non se li faccia sfuggire. Nell'Albatro manca ancora capitan Max Murga, che comunque sta continuando il recupero, segue i suoi compagni dalla tribuna e assiste a questo match nella speranza di accelerare questo recupero, il suo ritorno in campo. Invece una assenza importante, le fila dei gialloneri, quelle Dall'Ago, che è il vice cannoniere con 58 reti della squadra trentina. C'è anche Matteo Moser, che fa parte dell'elenco fornito e insieme ai suoi compagni, ma probabilmente non lo vedremo in campo, anche lui probabilmente con un leggero affaticamento, e quindi mister Fusina lo sta tenendo in panchina. Non si sa bene se magari poi, infatti lo vediamo con la maglia ma con i pantaloni della tuta, quindi probabilmente Matteo Moser non potrà essere schierato. Senti Fabio, ormai siamo a pochissimi istanti dall'inizio di questo match. Sandro Fusina, ovviamente dicevamo un po' è un pezzo di storia della pallamano siracusana, lo hai seguito in questi anni, quanto c'è del giocatore Fusina nel Fusina adesso allenatore? Ormai Sandro Fusina è un collaudato allenatore, ha vinto in qualsiasi posto dove è andato, sia a livello giovanile ma sia di prima squadra. Conosce benissimo il campionato italiano, è stato insieme a altri giocatori fra i migliori talenti della pallamano italiana. È stato forse uno dei pochi all'inizio, quando era giovane, a essere richiesto anche da squadre straniere, insieme a Tarafino, sono i due eccelsi. E quanto c'è? Sandro non è stato mai un giocatore aggressivo, ma ha fatto della pazienza e della tecnica la sua arma migliore. Tecnicamente non si discute, e così fa giocare la sua squadra, molto tecnica, poco aggressiva, ma veramente gioca una bella palla a mano Sandro.
Sembra tutto pronto a questo punto per l'inizio di questa partita. Ricordiamo, quinta giornata di ritorno per la Serie A Beretta. Ancora qualche istante, tutto pronto. Parlano i due arbitri tra di loro, si confrontano anche con il delegato, prendono posizione e si parte. Cenno alla giuria e si parte. Albatro Pressano. Vediamo subito il Pressano in avanti con girar palla da seguire bene Dainese che è uno dei due acquisti stagionali, un ragazzo di grande prospettiva cresciuto in Ungheria, poi scorso anno ritorno in Italia, prima italiana con la maglia del Conversano, quest'anno la chiamata di Sandro Fusina. E c'è il primo fallo commesso dalla difesa bianconera, a terra Pascal Dantino, 9 metri, si riparte da Argentin, ancora Dainese che scambia sempre con Dantino, incrocio, viene cercato sempre Dainese che c'è intanto la prima rete del Pressano, la mette a segno il numero 55 Andrea Argentin. 1-0 per il Pressano dopo 1:13 di gioco. Adesso l'Albatro imposta la sua prima azione d'attacco della giornata. Vinci, Cagnete, Vanoli, arriva Queglio che ha iniziato come terzino destro. Bobicic, Vanoli ancora, arriva Cagnete che scambia con Vanoli, Bobicic tenta il passaggio centrale per Mizzoni che non riesce però a controllare palla, passaggio che era stato leggermente toccato da un avversario e il Pressano può adesso gestire la seconda azione d'attacco cercando di portare avanti questa partita che, ripetiamo, è molto importante anche per la squadra giallonera che deve rifarsi dopo le due sconfitte consecutive subite prima della sosta. Si torna a giocare dopo 20 giorni, questo campionato che purtroppo quest'anno ha subito già troppe interruzioni, troppi rinvii per colpa dell'emergenza sanitaria, poi naturalmente anche nell'ultimo periodo ci sono stati gli impegni della nazionale, quindi gli impegni a singhiozzo per le squadre, e oggi per entrambe c'è questo ritorno in campo. Prova a sfondare ancora Argentin, fallo su di lui di Marco Bobicic. Bella questa conclusione e c'è un rigore 7 metri con 2 minuti che vengono assegnati a Thomas Cagnete, che quindi va a finire in panca. Un fallo commesso su Dantino che era stato lesto a proporsi al centro, trovato da un suo compagno e poi ha dovuto subire fallo. E adesso c'è Gabriele Nobile in porta e c'è la rete del 2-0, la segna Adriano Di Maggio. 2-0 per il Pressano quando sono trascorsi 3 minuti e 10 secondi di questo primo tempo. Fusina chiede ai suoi di giocare ancora più in basso, quindi una difesa, cercare di mantenere la linea davanti al portiere, non uscire troppo. C'è un fallo e a questo punto un 7 metri anche per l'Albatro e un 2 minuti per il numero 18 Alessio Giongo, quindi si ristabilisce la parità numerica.
un giocatore fuori per parte, prima è stato toccato a Thomas Cagnete, adesso Giongo. Vediamo Vinci, il capitano Gianluca Vinci, che si appresta a tirare questo rigore. E c'è la grande parata del portiere Nicolaos Loizos, portiere greco arrivato quest'anno in maglia giallonera. Per lui prima esperienza nel campionato italiano, grande protagonista nel campionato greco, nella nazionale greca, un'esperienza anche in Lussemburgo. C'è una bella conclusione di Mizzoni, che però si infrange sul palo. Adesso un fallo fischiato con ammonizione proprio a Zoe Mizzoni, fallo su Dainese, il primo cartellino giallo della partita. Pressano che con calma riprende a impostare il gioco. Numero 10 Dantino, ancora con Dainese che si alza altissimo, e poi c'è la bella parata di Javier Grande sulla conclusione di Nicola Fadanelli. Riparte adesso, è rientrato intanto Thomas Cagnete, riparte l'Albatro. Queglio, Vanoli, ancora Queglio, Bobicic, largo per Cagnete, ma ancora un'altra splendida parata di Loizos sul tentativo del numero 10 bianconero. Si gioca l'extra player Sandro Fusina, va in panca Loizos per far spazio ad un compagno d'attacco, vuole sfruttare naturalmente questa occasione senza dare eccessivo vantaggio, far scorrere intanto il tempo per far rientrare a questo punto, così è un grande traversa che trema ancora con Dainese, e poi il fallo ancora della difesa di Bobicic sul numero 13 Sontacchi. Ancora un 7 metri per il Pressano ed è ancora Di Maggio, questa volta resta a difesa dei pali Javier Grande, ed è lesto Di Maggio però ad infilarlo, e siamo sul 3-0. Avanti ancora l'Albatro, sono trascorsi 6 minuti e 35 di questo primo tempo. Mizzoni, Bobicic, Vanoli, Cagnete, bellissimo l'anticipo del numero 10, del numero 10 della Pressano, Dantino, che poi va ad infilare Grande. 4-0, avvio sicuramente forte del Pressano. Pressano che è la miglior difesa del campionato, non è uno degli attacchi migliori, è soltanto l'undicesimo attacco del torneo tra le squadre partecipanti. Difesa che sta reggendo in qualsiasi modo i tentativi dell'Albatro. Anche questa occasione sprecata dai bianconeri, Mizzoni ha tirato quando già aveva messo piede dentro l'area del portiere, e quindi Pressano si va a giocare quest'altra palla. Gira, ancora chiama uno schema Dantino, scambia con Dainese, ancora verso numero 55 Argentin, scambia al centro con il numero 18 Giongo, ancora largo per Dainese che passa
pallone, il suo compagno di squadra poi lo riceve nuovamente, ma il suo tiro questa volta è alto sulla traversa, ha retto in qualche modo la difesa bianconera, al centro soprattutto non ha creato spazi, e c'è il 7 metri per un fallo su Zoe Mizzoni e il 2 minuti che viene fischiato al numero 55 Andrea Argentin. Quindi altri 2 minuti da giocare in superiorità numerica per i padroni di casa. Questa volta ad incaricarsi del tiro va Thomas Cagnete, giusto qualche secondo di sosta per consentire di asciugare il parquet. E il numero 14 di casa va a tentare la realizzazione. Ed è la prima rete di oggi per l'Albatro, la segna Thomas Cagnete dai 7 metri quando sono trascorsi 8 minuti e 42 secondi di gioco di questo primo tempo, che vede un Pressano determinato, grande difesa dei trentini, in attacco un grande movimento al centro e poi si cercano spesso le conclusioni di Dainese o anche di Dantino. Adesso girano palla, Dainese ha cambiato adesso posizione, è andato alla parte opposta del campo, ecco che riceve palla largo ed è questo un bellissimo gol del numero 18 Giongo, allunga ancora il Pressano 5-1, 9:30 di gioco. Vanoli, Bobicic, naturalmente si attende adesso la reazione dei padroni di casa ed è un altro tiro sfortunato in questo caso, perché Vinci era stato imbeccato sulla sua solita fascia, palla che aveva superato, scavalcato il portiere Loizos, ma la traversa ha detto di no ancora una volta ai bianconeri. Adesso il Pressano tenta nuovamente di andare a chiudere l'azione, largo ancora da Inese che è implacabile anche da questa posizione, prima rete per lui oggi, 6-1, siamo sul un più 5 che naturalmente deve essere a questo punto rimediato. E altro tentativo di pallonetto di Gianluca Vinci, ma non si fa sorprendere il numero 28 giallo-nero. Niente da fare nei primi 10 minuti e 53 per l'Albatro, un gol soltanto realizzato dai 7 metri. Fabio, grandi difficoltà, abbiamo detto il Pressano è la miglior difesa del torneo e sta reggendo sicuramente l'urto degli avanti bianconeri, però ancora manca qualcosa forse nella determinazione a concludere, a tirare, a cercare gli spazi per i padroni di casa. Eh sì, sappiamo che le squadre di Fusina giocano molto bene in difesa ed è la migliore difesa del campionato, però in questo momento la sta aiutando molto diciamo l'imprecisione, chiamiamolo così, dei tiri. Hanno sbagliato 4 tiri dai 6 metri e l'unico gol è stato fatto sui 7 metri, sul rigore. Ma io penso che è una questione mentale, siccome soffrono questa partita, ecco, questo può essere che sbloccherà anche mentalmente il giocatore, questa gran bella rete di Cagnete. E la seconda rete personale, seconda della squadra e seconda personale per Thomas Cagnete, che porta quindi la sua squadra sul meno 4. Thomas Cagnete che a questo punto è ad una sola marcatura da quota 100. Sono 99 fino a questo momento le reti realizzate dal giocatore arrivato quest'anno, ricordiamo naturalizzato portoghese. Adesso però tocca la palla Danese con i piedi, ma si continua l'azione e Queglio va a realizzare la terza rete
È stata lesta in questa occasione la difesa siracusana ad impadronirsi del pallone che era stato perduto con un rimbalzo proprio da Dainese. Bravo con un contropiede Juan Pablo Cuello a portare la sua squadra sul meno 3 e c'è il primo time out che viene richiesto e noi ci fermiamo per un brevissimo break. Ultimi secondi di questo time out chiesto da Alessandro Fusina, primo time out della partita, Bressano in attacco, ricordiamo il risultato 6-3 per gli ospiti dopo 12 minuti e 48 secondi di gioco di questo primo tempo che si gioca qui a Siracusa al Pala Pino Corso, quinta giornata di ritorno della Serie A Beretta. Ripreso il gioco nel frattempo, Denese ormai si è posizionato in pianta stabile sulla sinistra della sua squadra, incrocia adesso ancora al centro in questo momento, conclusione violenta ma questa volta grande parata di Javier Grande che consente alla sua squadra di riportarsi in avanti. Bobicic che viene bloccato proprio da Dainese, dal numero 18 Giongo, 9 metri quindi già battuto. Albatro che continua la sua azione d'attacco. Cagnete scambia con Bobicic, ancora per Tomas Cagnete, Vanoli, Cagnete, Bobicic, Vanoli ancora sulla destra in attesa anche Cuello. Mizzoni intanto ha scambiato al centro, è tornato alla sua posizione e non si intendono, Bobicic e Cuello, la palla viene perduta ed è quindi il Bressano che può andarsi a giocare ancora un'altra palla. Tutto ruota attorno, vedete, a Dantino, sto playmaker che detta i tempi della sua squadra, poi si incrocia spesso con Dainese, adesso c'è uno sfondamento proprio del numero 23 giallo-nero, fallo su Bobicic, forse si rialza subito Marco Bobicic chiedendo l'intervento comunque per asciugare il parquet, reso scivoloso anche dalla sua proprio dalla sua caduta. Adesso l'Albatro va a giocare in avanti questo nuovo pallone, Cuello va a proporsi, grande difesa di Nicolas Dainese, molto concentrati i giocatori del Bressano. Bobicic che resiste alla carica del numero 97 che è Nicola Moser, che rimedia anche una ammonizione, Marco Bobicic che però va a concludere, riesce ad infilare il portiere greco e siamo adesso sul meno 2, 6-4 per il Bressano quando abbiamo già superato la metà in termini di minutaggio di questo primo tempo. Un palo per il Bressano, poi non c'è fallo, largo per Gianluca Vinci ed è ancora grande la risposta di Nikolaos Loizos, un'occasione
purtroppo sprecata, che avrebbe potuto portare sul meno uno i padroni di casa. Forse troppa precipitazione in questa conclusione, ma dobbiamo dire che il portiere del Pressano si è già reso protagonista di almeno tre parate di grande livello, parando anche un 7 metri, ricordiamo. Intanto si ferma il tempo, bisogna asciugare. Fabio, purtroppo occasione questa sprecata, si poteva andare sul meno uno, però forse eccessiva precipitazione nella conclusione, ma dobbiamo dire che questo portiere oggi in qualche modo già tre parate importanti le ha fatte. Sì, il portiere sta facendo lo suo, io non sarei tanto preoccupato, perché se la reazione dell'arbitro c'è stata, era solo questione di aspettare un po' di tempo. Diciamo che, ripeto, è più importante la partita oggi mentalmente, perciò sono un po' più forse non tanto concentrati quelli dell'arbitro. Ed è poi strano vedere Gianluca Vinci sbagliare 4 tiri su 4, non è da lui. Purtroppo sta, per ora sta andando male, ma sicuramente ora riposerà e al rientro farà vedere le sue doti, perché è strano rivederlo, perché bastasse che lui avesse fatto due gol e la partita era, forse l'arbitro era superiore in questo momento come realizzazioni. E c'è proprio Gabriele Sortino, infatti, che è entrato. Abbiamo visto anche una splendida parata di Javier Grande, due portieri che, quando siamo giunti al 17:30, hanno fatto vedere di che pasta sono fatti entrambi. Adesso c'è l'ammonizione di Vanoli per un fallo sul numero 10 Dantino, quindi si riparte ancora con la palla per i gialloneri. Dantino da Inese, che adesso è tornato sulla destra. Largo ancora, palla per Dantino e Dainese, che va di nuovo a sfondare, la seconda volta consecutiva per lui, un fallo contro fischiatogli in attacco. Vanoli, largo per Queglio. Vanoli torna indietro con calma il numero 10, cedendo a Bobicic. Mizzoni, Vanoli rallenta adesso l'albatro, deve ovviamente posizionare al meglio e scegliere soprattutto la soluzione migliore per la conclusione. 6-4 risultato per Pressano. Vanoli, Cagnete, Mizzoni, Bobicic si va in passivo. Intanto Cagnete che va ad infilare con grande forza e siamo sul 6-5, e soprattutto Thomas Cagnete raggiunge quota 100, è il secondo giocatore per dell'Albatro che quest'anno ha toccato questa cifra. La mancanza di giocatori, uno per parte, di Murga per l'Albatro e del Lago dall'altra, pende un po' a favore dei siracusani, perché dal Lago, giocando terzino destro, fa giocare meglio la squadra. Murga per ora è piazzato bene da Vanoli, cioè non sta assendendo la mancanza, ma il gioco del Pressano è un po' accentrato verso sinistra, infatti con i fuorimano fanno fatica a entrare. E questa volta va ad infilare la settima marcatura il numero 11 Adriano Di Maggio, a mettere a segno la rete dopo qualche minuto di blackout per i gialloneri. Tornano a segnare gli ospiti, 7-5 più 2 per i trentini. Vediamo adesso la reazione dell'Albatro. Cagnete, Bobicic, Vanoli. Cagnete si va in passivo, Queglio, Vanoli che viene toccato, si conquista un fallo. Bobicic, ancora fallo su di lui del numero 13 Sontacchi. Mizzoni, Bobicic, ma un tiro che era
obbligato. E c'è questo pallone che taglia il campo dalla difesa e consente ancora a Di Maggio di andare a realizzare 8-5 per il Pressano, che ha reagito al ritorno dell'Albatro. Adesso qualche cambio, c'è dentro Alessio Lobello, entra anche Martin Molineri che va a ricoprire la sua posizione abituale, mentre Queglio torna a fare il terzino sinistro naturale. Lobello al posto di Mizzoni, intanto a pivot ancora fermo il gioco. 9 minuti al termine di questo primo tempo, 8-5 per il Pressano. Cagnete, Queglio, Tomas Cagnete, Bobicic, Sortino, ancora Tomas Cagnete per Bobicic, scambio con Cagnete, Queglio, ed è bellissima questa conclusione che libera poi Sortino alla conclusione. Gabriele Sortino che porta la sua squadra ancora sul meno 2. Azione costruita molto bene dai siracusani. Sortino che ha tagliato da una parte all'altra il campo e è andato ad infilarsi tra le maglie della squadra avversaria. Si è fatto trovare praticamente libero dall'assist dei suoi compagni di squadra. Bravo a chiudere alle spalle dell'ottimo portiere Loizos. E qui c'è un fallo invece sul numero 15 Fadanelli. Palla ancora quindi per il Pressano. Fadanelli, Dainese, ancora Dainese che non perdona. Non perdona, poi nella foga del tiro si scontra con Zoe Mizzoni, assolutamente involontario, è stato un contatto forse con il braccio, la mano che stava ormai abbassandosi dopo il tiro, ha toccato il volto di Zoe Mizzoni. Viene immediatamente assistito dal medico della squadra siracusana Enzo Comitini. 9-6 per il Pressano. Peccato aver preso l'altro nell'altra azione il contropiede sulla rimessa subito del portiere. Peccato perché è stato un gol che ci ha tagliato un po' la rimonta. Ma ripeto, siamo su 3 gol sotto per l'Albatro, ma la squadra è la vedo viva, insomma, al di là dei forse un po' di tiri e semetti sbagliati, sta reagendo bene. C'è un fallo, aveva tentato Alessio Lobello di pescare al centro Marco Bobicic, palla che però si era perduta, troppo lunga, ma c'è stato un fallo a favore dell'Albatro e quindi la palla resta ancora tra le mani dei siracusani. Tomas Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Marco Bobicic, Tomas Cagnete, Pampi Queglio, scambiano i tre, viene avanti Sortino, lo chiama infatti Bobicic. Adesso Cagnete, Queglio, Tomas Cagnete e un altro palo, purtroppo è il terzo della giornata per l'Albatro. Questa volta lo ha colpito Cagnete. Parata di grande Sortino. Bobicic, Queglio che va a realizzare la rete ottenendo anche un 2 minuti. Esce il numero 55 Andrea Argentin, questa è la seconda rete per Queglio e Argentin è già alla seconda infrazione da 2 minuti. Il numero 55 va in panca, extra player ancora per Sandro Fusina.
fuori il portiere, dentro Dantino, e lui il metronomo di questa squadra. Danese è tornato intanto a sinistra, Dantino, Dainese, ancora Dantino, scambio con il numero 13 Santacchi, mentre rientra il portiere Dainese. Adesso è l'Albatro che sta provando a chiudere tutti gli spazi in difesa. Bobicic e Queglio bloccano il numero 15 Fadanelli, ancora palla per il numero 15 giallo-nero, che poi sfonda buttando a terra Bobicic, che però torna a scivolare forse nello stesso punto di pochi istanti fa, e quindi il tempo viene bloccato nuovamente perché bisogna asciugare per bene quella zona. Siamo sulla linea della difesa, quindi bisogna naturalmente fare in modo che non ci siano rischi per i giocatori. Infatti Bobicic si accomoda in panca, ha sbattuto il ginocchio destro, quindi cure immediate per lui. È rientrato Vanoli intanto, Queglio, Vanoli, Cagnete, Queglio, Molineri e Sortino sulle ali, Cagnete, Lo Bello, ma ancora un'altra parata di Nicolaos Loizos. 9-7, il risultato resta ancora fermo sul 9-7. 25 minuti e 47 secondi giocati qui a Siracusa. Ancora 4 i minuti adesso da giocare in questo primo parziale. Dantino perde palla, però la recupera Dainelli. Dantino ancora con il numero 15. Avversario tenta un sottomano, ma con la punta del piede Javier Grande riesce a deviare il pallone. Intanto è rientrato il numero 55 Argentin, parità numerica quindi in campo. Cagnete, e c'è il time out chiesto da Peppe Vinci. 26 minuti e 32 secondi di gioco, 9-7 per il Pressano. Brevissima pausa per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Time out per la Team Network Albatro, 9-7, ricordiamo il risultato in favore degli ospiti. 26 minuti e 32 secondi giocati in questo primo tempo. Un Albatro che è costretta ad inseguire sin dall'inizio. C'è stato un avvio importante del Pressano, che aveva già allungato dopo pochi minuti. La prima rete dell'Albatro è arrivata soltanto dopo 8 minuti di gioco, realizzata da Thomas Cagnete dai 7 metri. Poi un lento recupero e una rincorsa che ancora continua. Vediamo adesso, dopo questo time out, quali saranno state le indicazioni di coach Peppe Vinci. Sortino, Thomas Cagnete, Queglio, Molineri, Thomas Cagnete, ancora Bobicic, largo per Queglio, e il tiro di Thomas Cagnete, che va a realizzare la sua quarta rete di giornata, portando la sua squadra sul meno 1. 9-8 adesso il risultato in favore del Pressano.
quando mancano 3 minuti al termine di questo primo tempo. Adesso è il Nicola Fadanelli a provare a gestire i tempi e gli schemi della sua squadra. Argentin largo per il numero 18 Alessio Giongo, che va a realizzare però sul palo opposto della porta difesa da Javier Grande, riportando sul più 2 la sua squadra. Si dispera Javier Grande, non è stata perfetta la conclusione del giocatore avversario. Cagnete, Queglio, Marco Bobicic va al centro, poi una palla persa da Alessio Lobello che resta però a terra, e dall'altra parte opposta Ave Grande che risponde proprio a Giongo. Adesso i due hanno qualcosa da ridire, ma si risolve tutto in un abbraccio, soprattutto mi sembra di capire anche con la benedizione di uno dei due arbitri, il signor Maccarrone, che si è avvicinato e tutto si è risolto con un sorriso. Restato a terra invece Alessio Lobello, nella precedente azione è caduto forse pesantemente proprio sul ginocchio destro. Vediamo adesso, c'è naturalmente Enzo Comitini che è stato richiamato in campo dagli arbitri. Alessio che si alza, però viene sorretto e accompagnato fuori dal campo da due giocatori del Bressano. Sono stati proprio Di Maggio e Sontacchi a sostenere il giocatore siracusano fino all'esterno del campo. Adesso invece sono il presidente Laudani e Gabriele Nobile che lo stanno accompagnando verso la panchina, dove già lo attende il medico Enzo Comitini. Ovviamente speriamo non si tratti di nulla di preoccupante. E intanto il gioco è ripreso, è tornato in campo Zoe Mizzoni, Queglio, Molineri, ancora Juanpi, Queglio, Thomas Cagnete, Marco Bobicic, Gabriele Sortino, Cagnete, Queglio, incrocio con Molineri che ritorna poi nella sua posizione abituale, Mizzoni, Queglio, esce molto adesso la difesa del Bressano, Queglio, non ci sono spazi però per il tiro, grande tensione, e poi Queglio perde la palla, rimessa laterale per il Bressano che torna a giocarsi adesso il pallone mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. 10-8 il risultato in favore del Bressano, che è stato ancora più arcigno nell'ultima azione, una difesa che ha portato fuori dalla linea consueta almeno un paio di giocatori, cercare di alzare la difesa. Alto questa volta il tiro, Queglio, Bobicic che viene però bloccato molto bene dal numero 18 Giongo. Siamo agli ultimi 10 secondi, Cagnete, e c'è però fischiato un'invasione con il piede, quindi nulla di fatto per la conclusione di Gabriele Sortino che aveva infilato la porta di Loizos, e finisce qui il primo tempo 10-8 per il Bressano, al termine di un primo tempo che sicuramente ha visto una difesa arcigna degli ospiti, ma forse troppi errori
alla conclusione da parte dell'Albatro. Brevissima battuta prima poi di cedere la linea alla regia per il nostro break consueto. Io guarda, la partita la sto vedendo bene da parte dell'Albatro, considera che sta giocando con la squadra che ha la difesa più forte del campionato ed è riuscita a fare 8 gol, però purtroppo ha sbagliato 8 tiri da 6 metri e questi iniziano a essere un po' pesanti per l'economia, diciamo, del gioco. Ora forse un po' parlerà il mister Vinci alla squadra e li caricherà, perché questi 8 gol si devono tramutare, questi 8 tiri sbagliati in mezzo si devono tramutare in gol e l'Albatro va a prendersi i punti tranquillamente. E noi cediamo la linea alla regia, quindi ricordiamo al termine del primo tempo Pressano 10, Albatro 8 qui a Siracusa. Ci rivediamo tra pochi minuti. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. E siamo tornati in diretta qui da Siracusa, palo a Pino Corso per Team Network Albatro Pressano. Quinta giornata di ritorno, il primo tempo che si è chiuso con il Pressano in vantaggio per 10-8. Un primo tempo che è stato da subito nelle mani dei gialloneri, poi il lento ritorno, una rincorsa dei padroni di casa che sono riusciti a portarsi anche sul meno uno a pochi minuti dal termine, poi un gol in contropiede del Pressano ha ristabilito intanto le distanze sul più 2 e dal 10-8 si riparte per questo secondo tempo. Ricordiamo anche l'Albatro ha perduto nell'ultimo minuto anche Alessio Lobello, probabilmente la caviglia, abbiamo visto nelle mani del medico sociale Enzo Comitini, adesso borsa del ghiaccio proprio sulla caviglia destra del numero 22 in bianco nero, sfortunato Alessio Lobello che era riuscito a tirare poi in ricaduta, si è probabilmente così girato un po' troppo la caviglia, che è rimasta forse anche in parte bloccata sul parquet. E intanto siamo ripartiti per guardare insieme a tutti voi questo secondo tempo di Albatro Pressano. Queglio, Molineri, Cagnete, Bobicic, Sortino, Cagnete, Queglio, ancora il numero 14 che gira per Bobicic, viene incontro Mizzoni, Bobicic,
Queglio, Cagnete, Bobicic, per Queglio, Thomas Cagnete, Mizzoni, ed è una bellissima conclusione questa per i giocatori dell'Albatro, con Zoe Mizzoni che va a mettere il proprio nome sul tabellino. 19 per Pressano. Abbiamo giocato già il primo minuto di questo secondo tempo. Ricordiamo che Argentin è già caricato di due infrazioni da due minuti. È proprio lui adesso che gestisce palla, va alla conclusione, tocca leggermente grande quanto basta per mandare alto il tiro del numero 55, maglia giallonera. Bobicic, Sortino, scambiano ancora i due, Thomas Cagnete, Queglio. Mizzoni si è decentrato leggermente, vediamo se riproporranno lo stesso schema di qualche istante fa. Mizzoni adesso torna verso il centro della difesa. Sortino riesce a tener palla con qualche difficoltà. Bobicic, Queglio, Mizzoni, che però perde palla questa volta. Non è stato molto preciso il passaggio e consente questo ritorno di allungare nuovamente, ancora con Giongo che va ad infilare l'undicesimo gol per la sua squadra. Ricordiamo Pressano che deve fare a meno di Dall'Ago e anche di Matteo Moser, che è qui a Siracusa insieme al resto della comitiva trentina, ma è rimasto in panchina. E adesso Marco Bobicic finalmente va a concludere da solo, grande elevazione del giocatore montenegrino. E adesso c'è Sortino, Queglio che tira, ma probabilmente c'è un fallo su di lui da parte di Dantino. Grandi proteste da parte della panchina bianconera, che ha reclamato più voci il fallo sul numero 4 e l'ammonizione che viene comminata al tecnico siracusano Peppe Vinci. Si resta quindi sull'11-10. Peccato per l'Albatro, era un'occasione buona per acciuffare il pareggio in questo match. Dantino ancora con Dainese, Dantino, scambiano i due, adesso è Dainelli, Dainese, Dantino, va a incunearsi tra Bobicic e Queglio, che però lo bloccano. E c'è la conclusione di Dantino che non perdona e si torna sul più 2, 12-10. Molineri, Queglio per Cagnete, Bobicic, Sortino, Cagnete, ancora Bobicic, Mizzoni scambia ancora con Bobicic, Queglio, Bobicic, Cagnete, largo per Molineri, Cagnete, Marco Bobicic, Thomas Cagnete, che subisce però il blocco del numero 13 Sontacchi, 9 metri già battuto. Bobicic, Queglio, Marco Bobicic,
liberato dal suo compagno di squadra. Rete ancora per Marco Bobicic. Si torna sul più uno, ma ci pensa immediatamente ancora Pascal Dantino. 12, siamo sul 13-11, scusate. Adesso Marco Bobicic va a rifiatare un po' in panchina, al suo posto arriva Federico Vanoli. Cagnete, Vanoli scambia con Queglio Cagnete, poi cede a Mizzoni, adesso Vanoli, Cagnete che si è spostato, Vanoli che cerca l'ingresso centrale, poi è costretto ad accedere a Vanoli ed è Gabriele Sortino che va a realizzare la sua seconda personale, riportando la sua squadra sul meno uno. Rincorsa infinita per la Team Network Albatro oggi contro un Pressano che non vuole concedere il pareggio fino a questo momento. Continua a restare avanti la squadra di Alessandro Fusina, prova Dainese, ma questa volta Javier Grande gli dice di no. Queglio, Mizzoni, e c'è Mizzoni che è entrato dentro l'area dei 6 metri, quindi giustamente gli arbitri hanno fischiato un'infrazione. Fallo che intanto viene fischiato proprio a Zoe Mizzoni, a terra Dantino, una grande differenza fisica tra i due, ma Nicolas Dantino, da quanto ha fatto vedere e quanto sta facendo vedere in campo, sicuramente non è uno che teme né la statura né il peso di alcuni avversari. Eccolo, fa Danelli, Dantino ancora, e gli dice no ancora Javier Grande. Cagnete, vediamo a questo punto l'Albatro se riuscirà a mettere ordine, ed è un fallo aspettato qualche secondo signor Dionisi, e poi c'è il 9 metri fischiato in favore dell'Albatro per un fallo su Thomas Cagnete. Mizzoni cede a Queglio, Molineri, ancora Queglio, Molineri ha scambiato con, adesso con Cagnete, poi Bobicic, quindi Sortino, ancora Thomas Cagnete, Queglio, Molineri viene verso il centro, si incrocia, poi torna nella sua posizione sulla destra, Bobicic, Queglio, Cagnete, ed è il pareggio che arriva dopo 8 minuti e 26 secondi di gioco di questo secondo tempo. 13 pari qui al Palapino Corso. Ci sono voluti 38 minuti per all'Albatro per riacciuffare il Pressano, e adesso si ricomincia da capo, tutto da rifare per la squadra avversaria, e questa volta ci pensa però il numero 15 Fadanelli, tocca ma non riesce a bloccare palla Javier Grande, e qui c'è un'altra ingenuità in attacco e un'altra altrettanto ingenua la conclusione del numero 18 Giongo, che di fatto regala un'azione all'Albatro, fallendo clamorosamente la conclusione da solo davanti al portiere siracusano. Intanto c'è il time out qui a Siracusa chiesto dall'Albatro, e noi ci fermiamo per pochissimi istanti.
14-13 per il Pressano dopo 9 minuti e 21 secondi di gioco in questo secondo tempo. L'Albatro era riuscito ad acciuffare il pareggio con Thomas Cagnete dopo 8 minuti e 40, ma poi c'è stata la risposta del Pressano che si è riportato sul più 1. E adesso si gioca, vedete, il numero 15 Fadanelli che va largo, si stacca dalla difesa dai 6 metri proprio per cercare di puntare e ridurre gli spazi d'azione al play bianconero. Queglio che viene bloccato dal numero 97 Nicola Moser. Queglio largo per Bobicic che va altissimo ma colpisce in pieno il portiere greco del Pressano, nulla di fatto. Quindi ancora un'altra occasione in avanti per gli ospiti. Sortino duro su Dainese, 9 metri, ma c'è da sostituire il pallone. E quindi si ripartirà, mentre abbiamo già consumato i primi 10 minuti e 25 secondi di questo secondo tempo, che si preannuncia molto molto interessante, soprattutto da quello che stanno facendo le due squadre. Potrebbe anche giocarsi fino all'ultimo secondo, proprio a pochissimo dalla sirena finale. Bella questa conclusione, adesso uno scambio velocissimo tra Dantino e il numero 15 Fadanelli che va a chiudere sul palo lontano della porta difesa da grande, allunga ancora il Pressano 15-13. Non deve sicuramente scomporsi la squadra di casa, che ha dimostrato in questo inizio del secondo tempo di poter restare assolutamente in gioco. Queglio per Mizzoni che subisce però il fallo. Reclamano dalla panchina, forse oltre al fallo chiedevano una infrazione più grave per la difesa del Pressano. Gli arbitri forse hanno commesso il primo errore della partita, finora hanno arbitrato veramente bene. Quando uno non si accorge degli arbitri vuol dire che arbitrano bene. Stavolta forse hanno preso una topica, questo era rigore netto. E qui Thomas Cagnete invece sbaglia la conclusione, troppo alto il suo tiro. Fadanelli, Dainese, ancora Fadanelli, scambia con Dantino, Fadanelli, ancora Dantino. E questa è una splendida conclusione, perché al volo va a realizzare Dainese e gli risponde anche Bobicic, la parte opposta. Era stata bella la conclusione, l'azione del Pressano con il numero 11 Di Maggio, che aveva fintato di fatto il tiro dall'ala ma aveva servito alto Dainese, che è arrivato dalle retrovie mettendo
a segno una bella rete. 16-14, ha risposto subito Marco Bobicic, si resta ancora in scia, quindi Dantino, Dainese, Fadanelli, ora Dainese a dettare a questo punto un po' il tempo, probabilmente a cercare la soluzione con ingresso da lontano al tiro, ma è Dantino che va a tirare, tocca però grande Bobicic con un fallo che viene fischiato, forse anche in questa occasione c'era un rigore che poteva anche essere assegnato in favore dell'Albatro. Diciamo che la partita sta alzando il suo livello, il suo nervosismo, sempre pulito, e sono tre azioni consecutive, due rigori non dati ora all'Albatro, e prima era passi netto di Bobicic e un gol da annullare, e tutte e tre l'hanno sbagliato gli arbitri. 13 minuti, 22 secondi, 16-14 per il Pressano, la palla tra le mani di Zoe Mizzoni che la cede subito a Marco Bobicic, Thomas Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic, Sortino, Bobicic deve ovviamente gestire al meglio l'azione a squadra di casa, ci prova Queglio ma il tiro è in parte stoppato dalla carica che subisce, quindi facile in questo caso la parata per Loizos, e quindi ancora il Pressano che può continuare l'azione d'attacco. Dantino, Fadanelli, Dainese, ancora per il numero 15, adesso il 10, ancora Fadanelli per Dainese, incrocia e va dalla parte opposta, intanto ci prova con il pallonetto Di Maggio ma palla che si perde lontano dalla porta di Grande, Bobicic, Queglio, Molineri che realizza con un bel pallonetto la prima marcatura per Martin Molineri che riporta la sua squadra sul meno 1, 16-15 il risultato per gli uomini di Fusina. Siamo alla metà di questo secondo tempo, 15 minuti, e come abbiamo detto qualche istante fa sarà un secondo tempo da seguire fino alla fine perché le due squadre non si stanno risparmiando, botta e risposta da una parte e dall'altra, viene un fallo in favore intanto del Pressano, fallo su Dantino, e c'è adesso un due minuti per Zoe Mizzoni, fallo proprio sul numero 10 ospite che resta a terra, forse un leggero tocco al volto ma nessun problema per lui, si è immediatamente rialzato e quindi due minuti da giocare in superiorità per gli ospiti che ovviamente dovranno cercare di sfruttare al massimo questi 120 secondi a loro disposizione per evitare che l'Albatro si faccia sotto, soprattutto arrivi nuovamente al pareggio, ed è subito la conclusione del numero 18 Giongo che riporta sul più 2 sua squadra, extra player per l'Albatro, fuori Grande, dentro Vanoli, 17-15 per il Pressano,
Albatro che ora deve assolutamente giocare ogni palla nel miglior modo possibile e trovare la soluzione giusta per restare ancora in partita. Vanoli, Mizzoni, che scusate, Bobicic che va a realizzare, e c'è evidentemente qualche problema in quel punto del campo proprio per Marco Bobicic, che scivola nuovamente. Si è immediatamente rialzato il gigante montenegrino, si tocca il braccio sinistro, ma non c'è tempo per lamentarsi più di tanto, bisogna recuperare immediatamente perché c'è una partita ancora da giocare, 14 minuti, 13 quasi da giocare, con un Albatro che resta lì ad un soffio però dall'agganciare definitivamente questo Bressano. Sì, stanno giocando punto a punto. Io non riesco a capire perché l'Albatro non punta il numero 55 Argentini, che ha 2-2 minuti, che insieme al giocatore 23 Dainese reggono la difesa, perché al suo posto andrebbe il ragazzino, il 17enne a giocare. Dovrebbero far uscire per somma di 2 minuti il puntare l'Argentin. Non riesco a capire perché non lo riescono a capire. E intanto Dainese ha messo a segno la 18esima marcatura, la quarta personale. C'è stata forse una irregolarità che è stata notata probabilmente dal delegato, dal signor Vincenzo Chiarello, che ha richiamato gli arbitri. Adesso è il signor Maccarrone che sta discutendo con lui. Vediamo di capire cosa è accaduto, ma tutto regolare dopo un conciliabolo tra il delegato e gli arbitri, e quindi si riparte a 17 minuti e 45 giocati con il Bressano sopra di 2, 18-16 per i gialloneri. Chiarello ha spiegato anche a Fusina cosa è accaduto, questo equivoco che ha costretto gli arbitri ad interrompere il gioco dopo il fischio dello stesso signor Chiarello. E vediamo l'Albatro, Fadanelli va a tenere lontano Vanoli, poi rientra nella linea di difesa Vanoli che si infila nella difesa del Bressano e va a segnare la 17esima Nicola Moser intanto in panca per 2 minuti. Gli arbitri hanno punito il suo tentativo di fallo su Vanoli. Vanoli che era stato bravo a resistere a questa carica, andare a chiudere la rete del 17-18, e quindi adesso i 2 minuti di superiorità numerica toccano proprio in favore dell'Albatro. Dovrà fare in modo di sfruttarli nel miglior modo possibile. Dantino, Dainese che si infila e realizza un grande gol, non perdona Nicolas Dainese. Ancora sul +2 il match, Vanoli,
Cagnete, Queglio che arriva dalle retrovie, Quampi Queglio, terzo gol personale, meno uno ancora, 18-19, quando abbiamo giocato 19 minuti e 24 secondi in questa ripresa. Ancora superiorità numerica, ricordiamo, per l'Albatro. Extra player per il Pressano, Fadanelli, Dantino, Dainese che si alza lontano, Sortino che va a realizzare il pareggio, Gabriele Sortino, 19 pari quando siamo a 10 minuti dal termine di questo match che sta regalando grandi emozioni naturalmente ai supporter delle due squadre che stanno seguendo la partita sulla piattaforma Eleven Sports. La palla a mano che riesce a regalare sempre emozioni, Sport che ribadisce il fatto che non c'è mai nulla di scontato in campo e bisogna giocarsi i 60 minuti per intero. Dainese, ma c'è un fallo che viene fischiato prima che il numero 23 andasse a chiudere. Fadanelli, Dainese, un sottomano che però viene contrato dalla difesa, poi uno scontro di Vanoli che giustamente va in panca per due minuti, eccesso di foga per il numero 10 italo-argentino che è andato a contrastare in maniera veemente il giocatore avversario. Un brutto contrasto, fortunatamente nulla di male per i due giocatori. Adesso c'è il time out chiesto da Sandro Fusina, naturalmente sul 19 pari a 9 minuti dal termine. Adesso c'è bisogno di chiarire bene le idee ai rispettivi giocatori e provare a chiudere la partita. Brevissimo break anche per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...19 pari, 21 minuti e 6 secondi giocati in questo secondo tempo tra Team Network, Albatro e Pressano. Time out chiesto da Sandro Fusina, che può giocarsi una superiorità numerica. C'è fuori infatti Federico Vanoli. L'Albatro deve difendersi con un uomo in meno e provare a resistere all'assalto trentino. Si riparte da numero 10 che è Pascal Dantino, grande prestazione per lui oggi, grande movimento, grandi intuizioni anche nei passaggi verso i compagni. Dainese, Dantino, questa volta è lui a commettere fallo di sfondamento, quindi la palla resta adesso all'Albatro. Bobicic, Cagnete, Bobicic extra player, intanto Molineri in campo al posto di Grande,
Cagnete, Bobicic, Queglio, Molineri, Queglio per Bobicic, Cagnete, Sortino ancora Bobicic, Quampi, Queglio, Cagnete, largo per Sortino e c'è la rete di Gabriele Sortino che segna il 20-19 per la prima volta in vantaggio. Per la prima volta in vantaggio l'Albatro in questa partita, e Gabriele Sortino che aveva realizzato il 19 pari è sempre lui ha portato in vantaggio per la prima volta i padroni di casa quando mancano meno di 8 minuti al termine della partita. E risponde immediatamente Fadanelli, non ci si ferma qui a Siracusa, 20-20. Bisogna ribattere intanto, Zoe Mizzoni aveva anticipato la battuta portandosi già in avanti. Ancora qualche secondo di superiorità numerica e si perde una palla ingenuamente in questi casi. Sicuramente comprendiamo la tensione di questi momenti, una partita che si sta giocando sul filo del gol a 7 minuti dal termine, si possono anche commettere questi errori, mantenere la concentrazione ma soprattutto quella calma non è sempre così facile. Dantino non ha nessun timore a provare a sfondare le due colonne e siracusane, Bobicic e Mizzoni. Dainese, Dantino, grande movimento per lui, pesca al centro la palla che arriva a Dainese, Fadanelli, largo per Giongo che realizza con una bellissima girella il nuovo vantaggio. C'è un errore però sul tabellone, è 21-20, ecco, che infatti viene immediatamente corretto, 21-20 risultato in favore del Pressano. Era stato indicato un gol in più e subito dalla panchina siracusana era stata chiesta la correzione. Sorpasso nuovamente del Pressano, Bobicic, Queglio, Cagnete, Molineri vanno a sfondare, però i siracusani perdono palla, a terra Dantino ma si rialza, bisogna asciugare il parquet. È una partita a questo punto, Fabio, da giocare. Comprendiamo benissimo che non è semplice mantenere la calma in questi frangenti con questa tensione, ma bisogna fare affidamento alle ultime energie mentali probabilmente più che fisiche. Eh sì, perché la partita, mancano 5 minuti e 5 minuti a palla a mano, specialmente quando sono un gol sotto, e lì si gioca ora come tutto il secondo tempo, punto a punto, punto a punto. Io ribadisco, Santa Fusina sta giocando, sta rischiando il giocatore argentino tutta la partita e lo fa giocare in difesa, perché vuol dire che è un'epidemia molto importante. Allora devono fare qualcosa per farlo uscire, perché li sta tenendo la difesa. Parata intanto di Javier Grande, Mizzoni prova il tiro, la conclusione però non basta però per andare a segno. Ha controllato facilmente il portiere del Pressano e c'è ancora una nuova possibilità per gli ospiti per riportarsi sul più 2. Argentina di nuovo in campo, intanto Fadanelli che tenta il tiro, lo blocca però Zoe Mizzoni. Dantino, Fadanelli, movimento, finte di corpo, poi è proprio Argentina a prendere palla, ancora Dantino tenta la conclusione ma contrata dalla difesa bianconera.
ancora un sottomano. Sono due saette, Dantino e Fadanelli. Sortino ci pensa lui, a questo punto sembra proprio una partita aperta tra Sortino e il Pressano. 3 su 3 nelle ultime conclusioni di Gabriele Sortino, che sta tenendo sulla sua squadra. Sue le ultime 3 reti per i siracusani. E intanto c'è Dainese che è andato in panca per 2 minuti, ha tentato il fallo sempre su Sortino ma non è bastato per fermare ancora il giocatore siracusano. Dantino, Fadanelli, ancora Dantino, Argentin, Dantino, Fadanelli, largo per Giongo che questa volta tenta il tiro alto, non la girella, è bravo Grande a toccare e quindi ad evitare una nuova rete. 3 minuti ancora al termine di questa partita. Cagnete per Molineri, non perdona Martin Molineri. Ancora nuovo vantaggio per l'Albatro e ricordiamo superiorità numerica per i siracusani. Extra player in questo momento per Alessandro Fusina. Il Pressano adesso non può più sbagliare. Dantino, una spina nel fianco della squadra siracusana. Mancano poco più di 2 minuti al termine di Team Network Albatro Pressano. Partita adesso intensa in questi ultimi frangenti. Fadanelli, Dantino, largo per Giongo, ma questa volta lo allontana Sortino. Fadanelli, Argentina, ancora Fadanelli, prova a sfondare, tocca duro proprio su Zoe Mizzoni e c'è un time out che viene chiesto da Alessandro Fusina a 1 minuto e 50 secondi dal termine. Ci fermiamo anche noi per pochi istanti. A 21 per la Team Network Albatro, 1 minuto e 50 secondi da giocare. Il Pressano in avanti, il Pressano è in inferiorità numerica e adesso gli ospiti non possono sicuramente più sbagliare. Da una parte l'Albatro deve provare a non concedere a conclusioni alla squadra di Fusina, che si affida molto a questa coppia Dantino Fadanelli. Adesso c'è un fallo fischiato ai danni di Sontacchi e rientra intanto Dainese, era rimasto fuori per 2 minuti, esce Argentin. 28 minuti e 27 secondi, la panchina siracusana prova a spingere i compagni di squadra in campo. C'è ovviamente ancora da soffrire, qui si gioca fino all'ultimo secondo. Dantino, Dainese,
che subisce il fallo di Federico Vanoli. E gioco a questo punto spezzettato perché si ferma il cronometro, si asciuga il parquet all'altezza degli 8 metri. Passivo per a questo punto per il Pressano, quindi bisogna chiudere. E c'è un altro fallo ancora. Quando si ferma nuovamente il gioco, questa volta è il delegato che va a richiamare probabilmente Sandro Fusina, richiama il signor Dionisi e c'è il cartellino giallo anche per il tecnico trentino. Nel primo tempo era toccato anche a Peppe Vinci e stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Dainese, come se avesse preso la rincorsa a questo punto, probabilmente tenterà una conclusione violenta arrivando dalle retrovie, ma ancora bisogna fischiare, quindi gli arbitri dicono che bisogna rifare tutto. Dainese tira, ma è alto, e siamo entrati nell'ultimo minuto e adesso l'Albatro deve intanto gestire la palla per quanti più secondi possibili. Ferma tutto Peppe Vinci, time out, 29 minuti e 11 secondi, 22 a 21 per l'Albatro. Linea alla regia, break per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Mancano 49 secondi al termine di questa partita. L'Albatro conduce per 22 a 21 e si gioca la palla ancora in attacco. C'è stato l'errore al tiro pochi istanti fa di Dainese, tiro alto per lui sulla traversa della porta di Javier Grande. C'è stato il time out chiesto da Peppe Vinci, adesso una difesa altissima con i due furetti Dantino e Fadanelli a pressare sulla linea di metà campo, Cagnete da una parte e Vanoli dall'altra. E vediamo, bisognerà gestire la palla. Molineri, Queglio, ancora Molineri, Queglio, Bobicic, ancora Queglio, Molineri, Queglio, Molineri ancora. I giocatori guardano il cronometro ma devono cercare di non farlo. Si va a procurare un fallo Quampi Queglio. Si ferma il tempo perché bisogna asciugare il parquet. Mancano 22 secondi al termine. Si soffre fino alla fine. Bobicic, Cagnete, Queglio, alla conclusione Quampi Queglio la chiude qui e l'Albatro batte il Pressano con il risultato di 23 a 21. Finisce qui una bella partita, soprattutto emozionante, sì, errori da una parte e dall'altra, ma una partita che ha regalato quello che riesce a regalare la palla a mano, quindi emozione fino all'ultimo secondo. Sì, ho detto, ha cambiato un po' la concentrazione dei tiri di 6 metri, la differenza l'hanno fatto lì. Se avessimo segnato 8 tiri, abbiamo sbagliato nel primo tempo dei 6 metri, se avessimo segnato almeno il 50% la partita sarebbe stata diversa, però è stata una bella partita. Gli arbitri, al di là di quel momento, hanno arbitrato una bella, una buona prestazione, hanno fatto loro.
erano punti importanti per l'Albatro e andiamo avanti. Sì, due punti naturalmente importanti per l'Albatro che torna così a vincere dopo la sconfitta subita a Fondi 20 giorni fa. Per il Pressano invece la terza sconfitta consecutiva, e due punti che per i siracusani significano intanto ancora allungare in zona salvezza. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti e subito dopo per le interviste di fine partita.23-21 in favore della Team Network Albatro contro una di quelle, contro il Pressano, terza sconfitta per i trentini consecutiva. Oggi diciamo che si è mostrato come la palla a mano riesce sempre a regalare emozioni fino all'ultimo secondo. Erano due punti che importanti da conquistare in questo cammino verso la salvezza. Sono arrivati al termine di una lunga rincorsa e una vittoria voluta veramente con la testa oggi più che con le gambe. Io devo dire che oggi rendo merito al Pressano perché aveva delle assenze importanti e quindi diciamo noi forse questo lo abbiamo all'inizio un pochino sottovalutato e ci siamo fatti prendere un attimo dal forse dalla troppa sicurezza di portare avanti i due punti a casa, ma soprattutto eravamo troppo nervosi. I ragazzi volevano questa vittoria, diciamo che sì, è una vittoria voluta, di forza. È una vittoria che oggi ha dimostrato che in questa squadra non ci sono seconde linee, perché a prescindere da chi gioca tutti sanno cosa fare, tutti sanno dove andare. Sono contento di questa vittoria, però noi sappiamo che adesso abbiamo in casa altre sei finali da giocarci tutte allo stesso modo. Sicuramente se vogliamo arrivare alla salvezza credo che dobbiamo fare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto oggi, perché oggi ci è andata in un certo modo,
ripeto, perché purtroppo devo rendere merito atto a che il Pressano aveva dei giocatori che mancavano molto importanti, quindi per noi diciamo è stata una partita diversa. Io credo che anche se loro fossero stati al completo, sicuramente la partita avrebbe avuto un altro aspetto, sia dalla parte nostra che dalla parte loro. È inutile esaltarci troppo in questo momento, prendiamoci 2 punti che sono importanti per noi, però abbiamo tantissimo da lavorare. Grazie a mister Vinci. Sandro Fusina che ci raggiunge qui in postazione. No, resto io, quindi possiamo, ecco, puoi anche toglierla. Allora, una sconfitta, Peppe Vinci ha detto, ovviamente le vostre assenze erano assenze importanti oggi, però è stata una di quelle partite che veramente riconcilia con lo sport, non soltanto con la palla a mano, perché giocarsi fino all'ultimo secondo una vittoria è sempre bello per chi poi segue dall'esterno lo sport in generale. Ovviamente Pressano oggi ha provato, nonostante le assenze, a condurre la partita. Siete partiti veramente forte, avete messo già subito un +4, poi cos'è accaduto? Ma un po' adesso ancora sono un po' l'enfasi della partita. Diciamo che per quanto riguarda le assenze, io sono contento della prestazione della mia squadra, perché siamo venuti da un periodo veramente di crisi. Abbiamo perso a Bressanone, abbiamo perso in casa con Molteno, che magari lì le assenze pesavano. Poi c'è stata questa pausa di 2 settimane, un po' siamo riusciti con i giocatori che aveva a disposizione a ritrovare un po' di compattezza di squadra, soprattutto nell'atteggiamento. Oggi devo dire che siamo partiti bene, con la giusta attitudine in partita. Credo che per molti tratti della gara l'abbiamo condotta noi. Un po' mi è dispiaciuto, senza nulla togliere ai meriti dell'Albatro, che ci ha creduto fino alla fine, ha meritato così la vittoria, se l'è guadagnata sul campo, però c'è stato un po' un atteggiamento nel coraggio di lasciare andare a giocare le due squadre liberamente su alcune decisioni che fondamentalmente nel momento più importante della partita ci hanno penalizzato. Adesso non voglio andare nello specifico perché, ripeto, non è una polemica, però ad esempio l'ultimo 2 minuti su Dainese, oddio, secondo me era quello un fallo di gioco, magari forse un po' più duro, era una fase di ritorno difensivo. Quindi sono momenti dove andare a giocare ancora con l'uomo in meno fai fatica, e lì si è deciso il match, perché lì è stato ribaltato il risultato da parte dell'Albatro e poi non c'era più tempo per recuperare la partita. Comunque il campionato è così, ripeto, siamo sempre dei privilegiati, dei fortunati che continuiamo a giocare, è molto equilibrato, non si possono fare tante programmazioni a lungo termine perché è difficilissimo. Il giorno dopo, in una settimana, non puoi mai aspettarti e non puoi sapere quello che ti aspetta. Noi stiamo facendo un'ottima stagione dal mio punto di vista per l'organico che avevamo a inizio anno. È una squadra molto giovane, composta quasi totalmente da indigeni, da trentini, per cui adesso si torna sotto a lavorare. Mercoledì già giochiamo un'altra partita importante contro Trieste e andiamo avanti. Grazie a Sandro Fusina, è sempre un piacere rivederlo qui a Siracusa, e ci raggiunge il cattivo di turno per te, Sandro, perché Gabriele Sortino è il giocatore che ha ripreso questa partita. 3 gol di seguito che ti hanno portato sul -1, sul pareggio e sul +1, e quindi ti toccherà pagare qualcosa nello spogliatoio. Anzi, meglio pagare che non pagare, fare male durante la partita. È stata una bella partita, combattuta. Abbiamo iniziato male, abbiamo preso un parziale di 3-0, 4-0, poi ci siamo ripresi, abbiamo organizzato bene la difesa, in attacco. Eccolo!
E queste sono le cose che capitano anche in diretta, questo devi pagare pure. Ci siamo ripresi in attacco, sono iniziati ad entrare i primi palloni, il loro portiere molto bravo, ha parato molti tiri nostri. Niente, siamo felici adesso, siamo più tranquilli, abbiamo preso questi due punti che sono importanti. Adesso ci aspettano altre finali, altre partite da vincere qui in casa e anche fuori casa. Bene, grazie allora anche a Gabriele Sortino, lo lasciamo libero perché è giusto che rientri. 23-21 quindi il risultato finale qui a Siracusa, la Team Network Albatro ha battuto il Pressano, punti importanti per la squadra siracusana che adesso nel prossimo turno riposerà come da calendario e poi altri due incontri casalinghi consecutivi contro il Siena e il Trieste. Da Siracusa è veramente tutto, grazie per averci seguito e appuntamento quindi alla partita interna contro Siena.